luce diurna, aria fresca. Ancora vivo, pare. Kein Schritt weiter! Stehen geblieben! Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Wolfenstein The New Order. Allora, momento, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. In questa situazione abbastanza critica, direi. Ma... sì, siamo atterrati in un modo abbastanza abusivo, nel senso che... ma... non ho capito... ok, cioè più che altro non avevo capito se li stavamo beccando o meno, perché c'è stato un momento, ok, qui stavo sparando ma non mi scusi. Ma no, mi scusi, non volevo. È che lei era un attimo... no, aspetta, questa non... avete pazienza, ma... per riprendere un attimo la mano con comandi e quant'altro. Allora, stiamo calmi che mettiamo questo. Ok, questo ci è piaciuto. Quello lì dietro, maledetto. Merda. Preferisco... vabbè, in amicizia. Così, esplosioni come se non ci fossero domani. Va bene. Allora, fatto questo... sì, abbiamo messo il silenziatore a una in modo abusivissimo. Possiamo anche toglierlo effettivamente. Ricevuto. Allora. Mi ricevi? Qui sì, ma... farei meglio a muoversi, d'accordo? Il London Monitor è tornato operativo e... oh, porca puttana! Siamo sotto attacco! Ehi, tu! Barrica quella porta! Santa Blasco, ci hanno trovati. Sì, un attimo. Ok, allora. Resisti, Anya. Sto tornando a casa. Va bene. La più grande arma mai costruita. Londra, 15 novembre 1960. La divisione Super Army del nostro esercito ha creato la più grande arma del mondo. Nell'oscura immensità dello spazio, sopra la Terra è presente un gigantesco specchio orbitale in grado di incanalare il potere del sole stesso, il Sonnenwerfer. Pronuncia a parte. Al centro dello specchio è presente una stazione spaziale lunga 2,5 km e rivolta verso la Terra. Una volta attivato, il Sonnenwerfer concentrerà l'energia solare in un raggio mortale in grado di incenerire intere città e di far ribollire gli oceani. Con quest'arma possiamo davvero colpire gli anarchici e i terroristi in agguato negli angoli più oscuri della Terra, senza dover rischiare la vita delle nostre coraggiose truppe, ha commentato il capo del progetto, eccetera. Hans Grubbs, aggiungendo: il rischio di danni collaterali è minimo, se non esistente. Sì, a parte che si disintegra qualunque cosa, ma questi, come detto, sono dettagli. Sulla mappa non ci segnala collezionabili al momento. Vabbè, noi recuperiamo questo anche se effettivamente non ne abbiamo necessità. Qua stiamo a posto. Qua queste ce le prendiamo. Qui nient'altro? Sembra di no. Qui è chiuso, ok. Un attimo che qua. Aia. Rompo anche l'altra? Siamo sicuri?
Ok. Allora, lì sotto c'è qualcosa, però per arrivarci passiamo da qui. Là, piano. Aspetta, facciamo così. Famo prima. Ora, occhio. Olè. Qui è chiuso? No, in realtà no, quindi mappa aggiornata, ma... Vabbè, prima fatemi vedere se c'è qualcosa da raccogliere qua, infatti. Allora, quello là ha già urlato, quindi probabilmente non c'è bisogno di andare in stealth, perché hanno già fatto caciara, quindi... Questo però lo ricarico. Cagare. Piano. E bam. Ma scusi. Ma sì che ci divertiamo un pochino con lanciarazzi. Allora, il fish and chips perde popolarità. Londra, 15 novembre 1960. Un recente studio dimostra che la lunga relazione tra gli abitanti di Londra e il fish and chips sta svanendo. Invece, gli onesti cittadini hanno sviluppato un appetito per un piatto più raffinato: salsicce e crauti. È una magnifica notizia, ha affermato il ministro della cultura della nostra intervista telefonica, aggiungendo: il fish and chips fa male alla salute, salsicce e crauti sono chiaramente superiori. Vabbè. Allora, io onestamente do un'occhiatina anche in giro, perché qua, eccoli, c'è cosa. Rivolta di degenerati a Londra. Londra, 15 novembre 1960. Dopo i recenti eventi tumultuosi avvenuti in città, la polizia di Londra ha organizzato una conferenza stampa per chiarire la situazione. Recenti scoppi di violenza e di comportamenti anarchici nei quartieri in quarantena sta iniziando a degenerare in una situazione incontrollabile, ha affermato il capo della polizia. Ieri notte centinaia di degenerati si sono riuniti in luoghi pubblici per formare sommosse, ma sono stati rapidamente fermati dalla polizia schierata dal London Monitor. L'operazione è stata un grande successo. Il Monitor ha ucciso tutti i degenerati senza alcun danno collaterale, ha spiegato il capo della polizia durante la conferenza stampa di questa mattina, aggiungendo: ma non è ancora finita, dobbiamo essere rapidi nell'occuparci di queste persone, sempre che si possa definirle persone. Allora, qua magari era utile per fare un'azione d'attacco dai lati, ma va bene uguale. Allora, in questa stanza c'è l'obiettivo e vediamo anche se c'è dell'altro. Credo di no, quindi possiamo... Momento. Ok. A posto? Sicuro che non abbiamo lasciato niente? Sembra di no, però. Aspetta. Qui niente di interessante. Damose. Non mi sento molto al sicuro qui, ma... In amicizia, che dite? Che avrà funzionato. Guarda che figlio di... No, non c'ho più bombe, cazzo. Quello è tosto, maledetto bastardo. Vabbè, questo pure comunque è un altro passo in alcune situazioni. Ok, ne ho approfittato, tanto qua possiamo ricaricarlo, quindi sti cazzi.
Ok. Allora, me la sto facendo abbastanza con calma, ragazzi. Vabbè, a parte che sto in realtà registrando queste parti un bel po' dopo le altre, quindi mi sto anche un attimino riorganizzando per quello che è il gameplay e i comandi. Sì, perché mi ero infognato tantissimo, poi però ho approfittato anche per registrare un po' di altre robe. E poi, ragazzi, vi, come vi avevo anticipato, l'idea sarebbe quella di proseguire con Wolfenstein The New Colossus The Old Blood. Non so se effettivamente farlo o meno, che sarebbe un prequel di questo qui. È un... aspetta. È stato rilasciato come capitolo stand alone. All'inizio doveva essere un DLC di questo capitolo, poi... cazzo, siamo stati noi? Ah no, è l'elicottero. Elimina l'elicottero. Ma che stai fuori? Come cazzo faccio? Aspetta un momento. Ok, qua c'è questo qua. Secondo me con questo... no, non ce n'abbiamo nessuno, quindi mi sa che dobbiamo andare con questo eventualmente. Sicuramente ci sarà anche qualche altra arma, però... ma come mi fa a prendere se sta lì dietro? Oddio, effettivamente potrebbe avere dei colpi più prepotenti, però... via. Beh, ragazzi, approfitto di questo. E quindi vi dicevo, fatemi sapere anche la vostra per The Old Blood, o se vogliamo farci solo i capitoli principali. Cioè, questo è The New Colossus. Così approfittiamo di questo periodo. Poi, per chi me lo chiedeva, anche Metro vorrei fare. Solo che Metro, il nuovo, è stato... è stata data più o meno una data di rilascio, quindi abbiamo più tempo, perché all'inizio pensavo dovesse uscire a gennaio 2018, invece no, esce a fine 2018, quindi abbiamo un po' più di tempo per farlo. E niente, quindi una volta finito questo probabilmente ci faremo The New Colossus, dai. Oppure inframmezziamo un po' con Metro. Dei Metro ho giocato all'uscita 2033, Metro 2033. Però vorrei riproporlo in totalità. Last Light invece non l'ho giocato. Aspetta, c'è qualcun altro anche di qua. Ta. Fatemi sapere anche per Metro se vi potrebbe garbare. Allora, là sopra c'è... aspetta, qualcosa da raccattare. Potenziamento e mirino di puntamento. Ah, ok. Almeno approfittiamo di questo dicembre un po'... senza titoli per recuperarne alcuni. Allora, qua non c'è nient'altro. Ma non è vero, c'era qualcosa da recuperare. Ok. E da qua dov'è che possiamo passare in realtà? Qua è chiuso. Andiamo sempre verso giù. Sì, la famo. Credo, onestamente. Sì. Merda. Non abbiamo bombe, maledizione. Cazzo, è già scarico. Ma non l'avevo ricaricato. Ok.
Quando è più vicino riusciamo a beccarlo dietro dove ci sono così esplosivi, ma quando è lontano è un po' più complicato. Ok. Ma scusa, dov'è che... Ma perché non ce li segna più questi? Prima ce li segnava i collezionabili, non è per qualcosa, ma... E già me li perdevo di mio, se neanche me li segni più stiamo freschi. Posto? Possiamo proseguire? Direi di spostarci verso le lucine. Forse sì. Vediamo. C'è anche un allarme che non lascia ben sperare. Proviamo a proseguire. Qua non c'è niente, quindi possiamo prendere Ermacinino. Aia, qua la vedo male. Il London Monitor sta arrivando. Mi ricevi? Siamo nei guai. Questa la vedo molto male, sta zona. Non lo so, Cazzo. Aspetta, io qua che devo fare? Mi scusi. Sto coso. Ma come lo sconfiggo? Ma che stai fuori? Cazzo. Nasconditi. Sì, nascosto sto nascosto, ma che facciamo? Scusate, che gli tiriamo? Continua a sparare. L'hai accecato. L'ho accecato, ma aspetta, Non mi sento per niente al sicuro. Cazzo. Cazzo. Scusate ragazzi, ma qua farò un po' il codardo, ma... Ecco qua. Merda. Aia. Non stiamo... Come un topo. Sì, grazie, lo stavamo già facendo, però... no, deve... darci qualche... qualche indicazione, se no... Cioè, qualche indicazione, qualche... punto per colpirlo, perché altrimenti... Salute, stiamo messi bene. Aspettiamo che sfoderi qualche altra arma. Ho capito, ma occhio. Ci vorrà un po', mi sa. Salve. Sì, però... Aspetta che ce n'è un altro. Un altro paio, quindi... Vediamo... Basta che non usa il mitragliozzo. Ok. No! Mamma mia, abbiamo... Dov'è? Cazzo. Non so se l'altro abbiamo fatto in tempo a beccarlo. Credo di no, però.
No, uno ce n'è rimasto, dai. Dai, dai, togli sto zampone. Guarda sto figlio di troia. L'abbiamo beccato, eh. Da sotto non so se... Cazzo. Ok, vabbè, finito questo che dobbiamo beccare. Aspetta, l'occhio. Ascoltami, se riesci a portarti sotto il lotto, ok. Ho fatto, ma... sì, abbiamo fatto, don't worry, però... Sto un attimo spaccando il culo. Ok, adesso... Vediamo se... Dove cazzo? Ah, fanculo. Ora finisci un attimo perché... Non stiamo per niente bene. Ok, forse ce l'abbiamo fatta dopo mille anni. Amose. Capitano Blazkowicz, ti conosco bene. Abbiamo anche lo stesso nome. Wilhelm William. Tu mi chiami Dezet. Non mi piace. Sono un uomo felice, sai. Non suona bene nella tua lingua. Dillo correttamente. Top. Top. Blazkowicz, odio farti pressione, ma siamo nella merda. Non abbiamo potuto organizzare difese. Ho una radio portatile. Sono dentro! E ora ti porto in macchina. Dobbiamo andare! Stiamo risalendo un bel fiume di Johnny. Spero che torneremo a casa in tempo. Berlino. Rispondi, Berlino. Com'è la situazione? Sempre peggio. Non so quanto potremo resistere ancora. Gli uomini di Dead Zed sono ovunque. Credo che siano guidati dalla tua amica Frau Wenger. Dead Zed deve averla promossa per il suo ruolo al campo di lavoro. Caroline Conley, ci siamo riparati nell'hangar dell'elicottero. Siamo in trappola, fottuti nazisti, sono ovunque. Non so dove siano tutti gli altri. Alcuni sono morti, altri resistono. Mi spiace, Anya. Avrei voluto farti vedere Meschite all'alba. Avrei voluto portarti con me. Aia. Grazie tra l'altro a Max per averci salvato. Gli diamo un po' di copertura, che se la merita. Cazzo. Che cazzo, non muore? Ma possiamo fare qualcosa? Merda, damose. Ok.
vabbè, questa è la tipa che è sopravvissuta malamente. Allora, Blasco, porca puttana, sei tu quello che è arrivato. Ascolta, Blasco, ha preso Anya, maledetta Frau Engel. Ha preso anche 7 bombate. Li sta portando tutti alla base di Death End. Karen, cosa diavolo fai? Cerco di sistemare questo coso. Beh, cerca di fare piano, d'accordo? Blasco, abbiamo ancora un elicottero nel nostro hangar. Se ti sbrighi possiamo riprenderlo, salvare i nostri. Fa presto, Fergus, chiudo. Beh, aspettate, proviamo a... andare vagamente in stealth, ma vabbè che Max già è passato, credo, e ha fatto dei gran danni, però... hanno distrutto il nostro rifugio, sti maledetti. Dove stiamo? Qua. Klaus, Max. E... qui non credo ci sia nient'altro da recuperare. Quindi possiamo andare direttamente al piano superiore. Aspetta che non so se ci stanno i nemici. Sì. Cazzo! Fanculo. Guarda, sti figli di puttana resistono comunque. Aspetta. Ok. Allora, la faccio con calma perché... ci dovrebbe essere qualcosa nella... ok, questo. Anche nella stanza qui di lato. Aia, lettera di Max. Max. Ok. Scusate, controllo sempre perché... queste sono cose che avevamo già visto. Non hanno fatto in tempo a difendersi. Andiamo su. Cagare. Cazzo. Aspetta. Questo è un attimo bastardo. Fanculo. Dura niente sto coso. Maledetto. Allora, teniamo d'occhio la situazione perché qua almeno questo ce lo fa sbloccare. Nient'altro da recuperare qua. A parte di Wolfenstein 3D. Bella. Ti vedo. Ti ho sentito arrivare. Tutto in linea coi calcoli numerici. Oggi il numero di rilievo è il 19. Numero primo? Perché no? Per far quadrare la matematica, ognuno dei nostri deve sconfiggere 19 di loro. In media, e così vinceremo. Piano piano. Ho messo in pratica ciò che mi ha insegnato. 11 in totale. Ti ho ringraziato. Però. Non ricordo se l'ho ringraziato. Dovrei ringraziare quest'uomo, mio amico. Ma ne ho totalizzati altri 7 in varie situazioni prima di oggi. Sono di passaggio. Devo trovare Fergus e Caroline. Potresti venire con me. E violare il modello. Il modello è fedele alla casualità universale. Mi chiedi di ribellarmi alle leggi della natura. Non capisci? La strada davanti a te è così lunga e difficile che mi chiedo come potrà resistere la tua testa. La mia è alla fine. Oggi stesso sono felice di aver trovato un amico. Ah!
Che cazzo. Ha fatti secchi un bel po', però purtroppo non è bastato. Hey, dovrebbe esserci un ingresso all'hangar attraverso i tunnel delle fogne, credo. Fateci. Questo luogo brulica di nazisti, i peggiori che abbia mai visto. Vedo. Ma qua è un attimo complicata la situazione. Ce ne stanno altri così? Eccolo là. È troppo lontano, non è vero. E fammi capire se a parte questi ce ne sono altri. Cazzo. Allora, attrezziamoci bene qua un attimo. La granata l'ho presa. Sì. Allora, così, e come seconda arma non questa, facciamo questa a mo' di pazzo, questo qua. Ok. Ok, grande così, grande così. Merda. Tutta sto figlio di puttana di merda. Sto usando sempre queste armi perché alla fine sono quelle che con cui mi trovo un po' meglio, onestamente. Beh, adesso queste ce le prendiamo. Vabbè. Allora, aspetta, dove era la bomba? Recuperiamoci tutto per bene. Salute, vabbè, stavamo già parati. E da qua dobbiamo andare qui, che non so onestamente da dove si passa. Forse è là sopra, ok. Allora mi sa che dobbiamo lasciare questo. Maledizione. Nessun collezionabile? Strano. Vediamo chi è sopravvissuto all'assalto di Sebastà. Ok. Attenzione. Ah, è il tipo che si era preso. È tornato a Berlino. Ah no, la tipa. Ti assicurerò che nessuno prenda l'elicottero. Forse potrei fare qualcosa per questo problema dei nazisti. Cerca di tenere in vita Fergus. Ha finito le munizioni ed è praticamente indifeso. Come dire. Cosa okay. Dice? Sì, è diventata presuntuosa ora che ha sistemato quella strana corazza. Qua siamo a posto. Blasco, sbrigati a venire, ok? Credo che il cagnone stia per scramocchiarmi le gambe. Aspetta. Sta dall'altro lato, ok, eccolo. Dai, sto cazzo. Aspettate. Dove un attimo. Dai che ce la fai. Dai cazzo. Ole. Sto uscendo. Aspetta. No, perché questo è troppo forte con quelli corazzati, Regolata per questi momento che mi recupero un po' di queste.
Ok, arrivo. Aspetta. Ok. Grande Max. Weißt du das? Doch eine gute Junge. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Vabbè, come detto, lo era praticamente come se fosse suo figlio, visto che. Va bene ragazzi, a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di Wolfenstein The New Order. Come sempre fatemi sapere la vostra nei commenti, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.